Buongiorno, ora vi dimostrerò come potete utilizzare gli stemmi di zafferano in cucina. Allora, supponiamo di voler preparare un piatto per due persone. Noi prenderemo i nostri stemmi, per stemma si intende un gruppo di filamenti che non è altro che un fiore. Questo qua è uno stemma, tre filamenti legati insieme. Allora, per due persone dovremo prenderne 8 di queste e le passeremo subito nel nostro forno da cucina a una temperatura di 80-100 gradi. Passandolo nel forno non faremo altro che fargli perdere questa morbidezza, perché attualmente lo stimma è morbido, ecco qua, ed essendo morbido non può essere macinato, diciamo. Noi lasciandolo qualche minuto nel forno riusciremo a fare questo. Controlliamo. Direi che ci siamo. Ora il procedimento è semplicissimo. Se noi controlliamo gli stimmi, ora questi si rompono. Hanno perso quella morbidezza che avevano poco fa. Quindi, per poterlo fare in polvere, noi utilizzeremo un metodo semplicissimo. Tireremo la nostra carta da forno così, faremo scendere i nostri stemmi giù, poi prenderemo un cucchiaio da cucina e faremo così. Non stiamo facendo altro che schiacciando gli stimmi e avremo la nostra polvere di zafferano. Eccolo qua. Lo zafferano è pronto all'uso. Semplice.